Nell'esame di tutti i processi dell'endoderma, noi abbiamo sempre questa costante di tutti questi organi che, ribadisco il concetto, si cresce in fase attiva e si ha una riduzione in fase di soluzione. Adesso vedremo l'applicazione di questo concetto ancora su altri due tipi di organi. Ovviamente la materia è molto vasta e solo attraverso un corso di approfondimento, dopo questo corso ci sono corsi che possono allargare tre giornate piuttosto che un vero e proprio processo di vita, di conoscenza, di cui questa giornata è solo la punta di un iceberg. Per me è importante passarvi questi concetti generali che adesso vedremo di nuovo applicati ad altri organi, sempre dell'endoderma, legati sempre ad una variabile del concetto del conflitto di boccone. La parola boccone è un termine molto generale, però è importante che voi ci attacchiate sempre vicino l'aggettivo vitale. È boccone ciò che è inteso come boccone vitale, qualcosa che è fondamentale per la mia sopravvivenza. Siamo in un ambito antichissimo dove il fondamento è biologicamente egoistico, perché dentro di noi c'è questa forza vitale che ci tiene attaccati alla vita, perché la vita ama la vita e noi non... guardate che suicidarsi non è facile. Quando avremo modo di approfondire questi argomenti a livello del secondo ambito di scoperta del dottor Hammer, che riguardano proprio le psicosi, le nevrosi, vedremo che quest'uomo ha scoperto anche il perché di molti comportamenti nostri, comprensivo quelli che sono gli atteggiamenti o quelle situazioni in cui le persone arrivano a suicidarsi, e c'è una ragione ben precisa per cui questo avviene. Però adesso per me è importante che voi capiate questi concetti elementari di queste scoperte, che grazie a questa visione, di questa curva, noi abbiamo la spiegazione del perché di molti tessuti antichissimi del nostro corpo che sono preposti al nostro sopravvivenza. Inizialmente è chiaro, per questa cellula la sopravvivenza era legata all'alimento, ancora oggi questo alimento è fondamentale, ma noi abbiamo ampliato questa tipologia di boccone vitale. Per me potrebbe essere boccone vitale non poter prendere quel posto di lavoro, quella casa, quella cosa che per me è vitale per la mia sopravvivenza. Un'applicazione e una varietà di questo concetto del boccone è avvenuta nel tempo, quando questo animale biologico è uscito dall'acqua a livello evolutivo e si è trovato a cambiare da un sistema anaerobico a un sistema aerobico la sua sopravvivenza. Sto parlando di quel momento in cui il tubo digerente si è dovuto specializzare in due nuovi tipi di organi che si chiamano polmoni. I polmoni sono, sto parlando di quella parte di polmoni ancora caratterizzata da un tessuto antico, che sono gli alveoli polmonari. Quando spesso ci dicono la persona ha un tumore ai polmoni, adesso noi dobbiamo essere più precisi e capire quale tessuto polmonare è toccato, perché a livello polmonare abbiamo almeno 3-4 tipologie diverse di tessuti. Quello di cui stiamo parlando adesso è la parte più antica, quelli che sono gli alveoli. Che come si sono formati questi alveoli polmonari? Esattamente, è stato un distacco, meglio un processo di estroflessione del tubo digerente, che ha creato questi due sacchetti che a livello evolutivo si sono specializzati per metabolizzare quel nuovo tipo di boccone, che è il boccone aria, perché oggi noi possiamo stare senza mangiare per un po' di giorni, possiamo stare poco tempo senza bere, ma non possiamo stare senza respirare. Ecco perché il boccone aria è diventato il boccone primario, il cui metabolismo è dato proprio da quel tessuto identico per struttura, per composizione, proprio per funzione e proprio per tessuto, a quello che è un tessuto intestinale. Gli alveoli polmonari sono esattamente identici al tessuto intestinale, perché derivano proprio da questa
allargamento del tubo digerente in questi due sacchetti che un giorno, quando questo animale biologico è uscito dall'acqua, ha dovuto assimilare questa dinamica del boccone al boccone aria. E quale sarà il conflitto biologico che la persona vive laddove gli viene a mancare il boccone aria? Se a me viene a mancare il boccone aria, mi viene a mancare che cosa? Il boccone vitale della sopravvivenza. E quindi abbiamo di nuovo l'applicazione delle cinque qualità che vi ho detto prima su questi alveoli polmonari, dove il conflitto biologico, sempre con una DHS, sempre con uno shock inaspettato, è non la paura di morire, quella che abbiamo tutti a livello biologico, ma il panico della morte. Il panico della morte, cioè mi viene a mancare il boccone aria, si traduce esattamente in un processo di nuovo di aumento di funzione in fase attiva, con il solito processo di necrosi caseosa. Vi sto parlando di quello che è la manifestazione dell'adenocarcinoma polmonare. E qui si apre un capitolo che purtroppo ha delle interpretazioni spesso errate da parte della medicina, laddove l'adenocarcinoma polmonare, se voi chiedete a qualsiasi medico qual è la causa, sono le solite, le più svariate. Una di queste che ci hanno inserito è il fumo delle sigarette. Ora, il fumo delle sigarette è chiaro che fa male, nessuno può permettersi di dire che fumare fa bene, la prova dove l'avete? Chiunque di noi ha fumato la prima sigaretta, la prima reazione qual è stata? Tossire, che è l'applicazione di quale peristalsi? La peristalsi inversa, cioè vomito, cioè io rifiuto questa. Perché? Perché nelle sigarette ci sono tutti questi idrocarburi, catrame, nicotina, che il mio corpo non vuole, non riconosce, quindi ho l'attivazione della peristalsi inversa. Poi, se io continuo a fumare, cosa fa il mio corpo? Dice, ok, adesso io attivo la funzione secretoria, quel muco, per far scivolare via quello che non va bene, ma se io continuo a fumare, il corpo alla fine è costretto a dover subire questo ingresso di sostanze tossiche e in teoria, applicando questa curva, lui dovrebbe metabolizzarle, dovrebbe fare la necrosi caseosa. Non può, non è ancora capace a fare questo, e allora si trova ad applicare il secondo programma, quello che noi troviamo applicato in tutti gli organi dell'endoderma, laddove io non posso fare la necrosi caseosa di un processo di crescita. Cosa fa il corpo? Attua il programma cosiddetto di riserva, quello che Hammer chiama il programma non biologico, cioè non potendo ridurre queste sostanze le incapsula, cioè le copre, le tiene lì, non potendo fare altrimenti, ed è proprio l'incapsulamento, l'incistamento di un programma che non conosce, non sa come fare a togliere. Ecco perché abbiamo i polmoni di tutti i colori dei fumatori, e lì sono da vedere, ma qui devo aprire un capitolo purtroppo di verifica, di statistica. Le sigarette non fanno venire l'adenocarcinoma ai polmoni. L'adenocarcinoma è l'attivazione o della funzione assorbente o della funzione secretoria, laddove io cresco in fase attiva a fronte solo del conflitto del panico della morte. E ribadendo il concetto che le sigarette fanno male, finalmente questo ci consente di rispondere a quella domanda alla quale i medici non sanno rispondere: come mai tante persone fumano tutta la vita e non hanno nessun tumore ai polmoni, tante persone non hanno mai fumato e hanno il tumore ai polmoni, tante persone fumano e ce l'hanno? Ma allora io devo trovare la risposta che al 100% mi dia la spiegazione del perché la persona, indipendentemente dalle sigarette, abbia o non abbia questo tumore ai polmoni. Ed è questo, noi lo ritroviamo al 100% laddove c'è sempre la presenza di una DHS che mi attiva una di queste funzioni. Allora ho la crescita che, ripeto, non è una cosa da vedere come un programma maligno, cattivo. La parola maligno è solo una interpretazione dell'essere umano di un programma del corpo che tale non è. Il corpo non fa nulla di maligno, il corpo prolifera in fase attiva, in fase di soluzione, vi ribadisco, c'ho la necrosi o l'incapsulamento del processo.
Questo per dirvi che se voi andate a vedere dietro un adenocarcinoma polmonare, c'è sempre quella matrice che la trovate sempre indipendentemente da quello che io assumo dall'esterno. È chiaro che un prodotto tossico, che sia il fumo delle sigarette, che sia i cristalli dell'asbestosi, dell'amianto, piuttosto che non della silicosi, o di tutto ciò che dall'esterno mi può creare una situazione non biologica, il mio corpo reagisce facendo quello che lui conosce. Ma se io devo andare a esaminare il perché c'è questa proliferazione del tessuto, io ho la prova che al 100% c'è sempre quel conflitto, cioè il panico della morte, non ho più aria da respirare, quindi cresco in fase attiva per assorbire il più possibile. Vi do una precisazione tecnica, questa è un po' più per approfondimento. Hammer ha scoperto che quando io ho la panico della morte che riguarda me come individuo, la proliferazione di questo tessuto è multifocale, cioè ho più focolai nel polmone. Se sono in presenza di un focolaio solo, allora questa è una scoperta empirica fatta da Hammer, non è il panico della morte per me, ma per qualcuno che vicino a me mi è molto caro e ho paura che stia morendo. La stessa cosa l'abbiamo riflessa nel fegato, laddove se io ho paura io di morire di fame, ho più focolai nel fegato, se ho un focolaio solo è la paura che qualcuno muoia di fame vicino a me. Mi è capitato il caso di un ragazzo giovane che aveva un unico focolaio nei polmoni, e era un corso che stavo tenendo e non conoscendo la sua storia, dopo aver detto questa esemplificazione, lui mi ha confermato proprio in diretta che lui non ha mai fumato una sigaretta, aveva questo adenocarcinoma polmonare, un focolaio solo. Lui era andato in vacanza col suo più caro amico nel Mar Rosso, avevano fatto un'immersione e lui si è ritrovato questo suo amico in embolia polmonare e proprio l'ha preso e l'ha portato su con la paura proprio che della sua morte. Questa è una DHS, vedete, è importante questo concetto della DHS che ogni tanto riprenderò, ma non c'è attivazione nel corpo se non a fronte di questo shock caratterizzato dall'evento inaspettato, che il mio corpo attiva uno dei tanti programmi, ma quello giusto. E poi io non ho più saputo nulla di questo ragazzo, cosa abbia fatto o non fatto, ma noi abbiamo sempre la verifica. In tutti questi anni di studio non mi è mai capitato il caso di un cosiddetto paziente che dietro quel sintomo non abbia quella DHS, quell'evento riscontrabile proprio al 100%. Quindi oggi pomeriggio poi vedremo le altre tipologie che insistono sui polmoni, che sono altri tessuti. Quando si parla di broncopolmonite, il termine di per sé è sbagliato, perché un conto i bronchi, un conto i polmoni intesi come alveoli, perché dobbiamo distinguere tessuto per tessuto qual è la derivazione embrionale e quindi la diversificazione a livello conflittuale. Oggi pomeriggio, quando vi parlerò per esempio di questo fenomeno che si chiama l'influenza invernale, e finalmente capiremo quando e perché viene questo caso di epidemiologia, vedremo che non riguarda gli alveoli, ma riguarda soprattutto un tessuto di tipo bronchiale, laddove ho questi sintomi, ma lì capiremo che è diversa la situazione conflittuale. Quello che mi preme adesso, siamo nell'endoderma, siamo in questo tessuto antico, siamo di fronte proprio alla DHS del panico della morte, e c'è sempre questo tipo di situazione, perché però ripeto, a costo di essere noioso, che il processo non è maligno, cresco in fase attiva, in fase di soluzione ho la necrosi caseosa. Nei polmoni chi è che mi fa la necrosi caseosa? Gli antichi microrganismi dell'endoderma, che sono i funghi e i micobatteri, dove abbiamo i batteri della TBC. La tubercolosi cos'è? È intanto quel processo di necrosi caseosa che, se io conosco e posso aiutarmi con chi? Con i medici, con la struttura medica che mi aiuta, e lì può essere utile l'intervento e l'aiuto, il sostegno di molti farmaci.
È sbagliato dire che con Hammer non si accettano i farmaci, assolutamente i farmaci vanno rimodulati e prescritti secondo adesso la conoscenza di questa curva bifasica. Se ho un processo di necrosi caseosa a questo livello so che posso intervenire però in sostegno della persona. È chiaro che se non conosco questa nella crisi epileptoide cos'ho nella fase di quando vado ad espellere il processo della necrosi ho la produzione di muco col sangue, ma questa è la fase di riparazione del tessuto. E voi capite che se io non conosco questo processo, dove cosa vado ad alimentare? Di nuovo la recidiva e la paura. Ecco perché quello che vi dicevo a monte, se io non esco dalla recidiva conflittuale, continuo a picchiare la testa sempre contro il muro. E allora il processo diventa o troppo recidivo e allora lì rischio veramente di tornare indietro. Però a questo punto si apre uno scenario diverso, dove soprattutto io, conoscendo queste teorie, finalmente metto la persona non in una situazione di panico, ma di essere cosciente e responsabile insieme al medico con la compagna in questo programma di riparazione. E qui cambia tutta l'interpretazione. Il concetto di base che non vi deve mai sfuggire è che noi per attivare i nostri tessuti e c'è sempre questa alternanza continua fra controllo e non controllo, e cioè quando io non gestisco la situazione e inaspettatamente mi viene quella piccola cosa che mi prende in contropiede, il mio corpo subito interviene facendo un qualche cosa. E la nostra vita è costellata da DHS, non c'è giorno in cui noi non abbiamo DHS. La DHS si può prevenire? No. Si può prevedere? No. Si può impedire? No. Anzi, la visione che viene da questa nuova interpretazione del corpo, di come si muove, ci fa capire come il nostro corpo ha dentro di sé tutti i programmi che ci servono a vivere in questo continuo equilibrio tra controllo e non controllo. Ecco perché la psicosomatica, che è questo settore, se volete, della medicina, che in qualche modo cercava di interpretare la connessione tra psiche e corpo, non è mai riuscita a dimostrare questo nesso. Perché? Perché qui non interviene l'emozione, tutte le situazioni dove la psiche in qualche modo gestisce la situazione in modo anche pesante. Se io ho fatto l'esempio che devo salire i 20 piani di un grattacielo o devo scalare l'Everest, ma io controllo la situazione, avrò un affaticamento, ma non ho attivazione di un programma. Quello che mi attiva il programma può essere la piccola scivolata che sto scalando la montagna e scivolo, allora lì attivo cosa? Un programma di tipo motorio. Ma così come quando io vivo inaspettatamente un problema a livello di vitale per me, vado a toccare uno di quegli organi che noi abbiamo visto. Ripeto, non li posso affrontare tutti gli organi dell'endoderma, a me serviva darvi la visione di insieme. Poi è chiaro che se io ho un processo a carico della tiroide, per sommi capi, che cos'è la tiroide? Per capire il programma di scoperta di Hammer dobbiamo semplicemente capire cosa serve quell'organo. Cosa serve la tiroide? Chi l'ha fatta la tiroide? Intanto cominciamo a vedere dove è posizionata. È qua. Perché è qui? Perché un tempo, tramite il processo del collegamento tra la ghiandola della tiroide e i dotti tiroidei, era stata creata dal nostro corpo per assolvere ad una funzione ben precisa. Quale? Voi sapete che la tiroide è una ghiandola che produce gli ormoni, il T3 e il T4, il TSH è di produzione della dell'adenoipofisi, scusate, che in sintonia con la tiroide e la surrene sono questi tre organi che ci consentono proprio di gestire tutte le situazioni dove c'è bisogno di energia. Non ho la tiroide posizionata nel gomito. Perché è qui la tiroide? Perché a livello evolutivo in miliardi di anni il corpo ha avuto bisogno di mettere che cosa? È come se fosse un carburatore di benzina. È un carburatore che è messo lì per darmi, tramite il T3 e il T4, quella benzina necessaria a far che cosa? Arrivare più velocemente. Adesso vediamo di capire il senso biologico.
Per farvi capire questo, noi siamo una quarantina di persone, ok? Immaginate che da domani ci chiudiamo qua dentro e facciamo un mese di ritiro spirituale in cui facciamo gli esercizi. Sapete quegli esercizi che fanno io voglio bene a te, tu vuoi bene a me, facciamo le danze di abbraccio, l'oponopono, il reiki, tutte queste cose meravigliose, no? Però in questo mese facciamo una regola di purificazione del corpo che si chiama digiuno e per un mese alla sera ci portano un po' di brodino e continuiamo a volerci bene, ok? Alla fine del mese da quella porta entra un signore con un piatto, con una lasagna calda. Cosa succede? Viene fuori la bestia, alla faccia del mio ponopono, reiki e tutte quelle cose. Perché? Perché in quel momento il piatto, perché vedete, se noi ci sediamo a tavola e siamo educati, non è perché ce l'ha insegnato la mamma o da piccola, ma perché sappiamo che ce n'è per tutti. Perché laddove si parla di boccone vitale viene fuori l'egoismo della sopravvivenza. Perché ho fatto questo esempio? Perché miliardi di anni fa si viveva in questa maniera, dove il boccone diventava quella cosa unica, rara, che io dovevo fare in fretta a strappare di bocca dall'altro. Morte tua, vita mia. Questo è il concetto del boccone. E allora questa attivazione di fare in fretta, addirittura a strappare il boccone dall'altra parte, veniva proprio, si era creata la necessità di produrre tutta questa serie di ormoni che accelerano un processo. E allora comincio a capire che il mio corpo ha fatto tutto in modo biologicamente sensato, ma se io vivo la DHS ad oggi, in cui vivo la situazione, devo fare in fretta o non riesco a fare in fretta a prendere o a buttare fuori, perché la dinamica per la mia sopravvivenza esiste anche nella peristalsi inversa. Se io vi faccio bere un bicchiere di ammoniaca, non ci dovete star lì tanto a pensare, a sputarlo, perché io attivo le due peristalsi, a prendere e a buttare fuori. E qui che cosa diventa importante ai fini diagnostici? Capire se la tiroide coinvolta è quella destra o quella sinistra, perché questa lateralità mi fa subito capire che cosa ha vissuto la persona, perché se ho un nodulo a destra o un nodulo a sinistra cambia il percepito conflittuale. Se io ce l'ho a destra vuol dire che la persona ha attivato la funzione di devo fare in fretta, non riesco a prendere quel boccone, allora aumento la funzione della tiroide e c'è sempre questa curva, cioè in fase attiva ho l'ipertiroidismo, in soluzione fase vagotonica ho l'ipotiroidismo, non c'è ipo senza iper. Quindi ho di nuovo la rappresentazione grafica di questa curva. Però adesso so a livello diagnostico se a destra o a sinistra, ma c'ha un senso adesso, perché a sinistra ho proprio la dinamica di non riuscire a fare in fretta a buttare fuori questa situazione. Mi è capitato un signore che inaspettatamente il fratello gli ha detto che stava andando in fallimento e la banca non voleva riconoscergli il fido e lui, questo ragazzo che con famiglia e figli, si è sentito dire dal fratello: o mi avvalli tu delle cambiali, altrimenti io vado in fallimento. E lui ha fatto buon viso, cattivo gioco, gli ha avvallato sperando che lui onorasse queste cambiali, cosa che non faceva, e lui fin tanto che non è riuscito a finire questo avvallo, questo pagamento che è durato un anno e mezzo, lui ha avuto questo processo sulla tiroide sinistra, perché doveva fare in fretta a sputare questa situazione. Finito, è stato bello vedere che il processo è finito con la firma dell'ultima cambiale. I casi sono tanti di questo, ma adesso a me serve passarvi questi concetti generali, che tutto si ripete a livello di endoderma con lo stesso identico processo. Ci sono situazioni che magari non rivestono questo... non hanno questa parola così pesante, tumore, adenocarcinoma, ma fanno parte sempre di questo tessuto dell'endoderma, tipico in manifestazioni magari riduttive, piccole, minime, ma sono sempre oggetto di questo, che rispecchiano questo andamento. Parliamo di una cosa molto comune che spesso la osserviamo, l'afte in bocca.
Cos'è l'afta in bocca? È un processo a carico della submucosa del palato che cresce in fase attiva e in soluzione cosa fa? Necrosi caseosa. La necrosi comporta una lacerazione del tessuto epiteliale del palato e lì mi fa male. Ma io so che quando ho l'afta che mi brucia sono nella fase di riparazione. E allora cosa devo vedere? Di nuovo, adesso ho lo schema destra-sinistra. Dove ho, se ho l'afta destra, è la persona, spesso bambini, che non riescono a prendere, a tirare dentro. Allora c'è questo aumento di funzione a livello di mucosa destra e quando ho l'afta vado in soluzione. Invece a sinistra è quando non riesco a sputare il boccone. E questo è molto frequente nei bambini, con una verifica che la potete constatare quando arrivano e ti dicono ma io ho l'afta in tutta la bocca, sia a destra che a sinistra. Allora 99 su 100 il fenomeno avviene prima a sinistra e poi a destra. Perché? Perché spesso capita in situazioni di bambini che vogliono sputare quella cosa che vengono obbligati a mangiare, oppure situazioni dove spesso i bambini gli mettono l'apparecchio per i denti e una modalità di applicazione troppo dolorosa, tipo questa. Mi è capitato un bambino che aveva tutta la bocca piena di afte da un anno e mezzo, aveva sia a sinistra che a destra, perché? Perché questo apparecchio che gli faceva molto male, lui lo viveva come? Psicologicamente lui sa che la mamma gli ha detto che gli fa bene perché gli raddrizza i denti, bravo. Ma lui biologicamente aveva questo apparecchio che creava dolore, quindi aveva il primo riflesso con l'afta a sinistra. Poi in soluzione cosa faceva? L'afta fa male e quindi lui cosa fa? Non può mangiare. E allora non riesce a tirare dentro il boccone. Allora sviluppa anche l'afta a destra. Allora questo processo che per un anno e mezzo è andato avanti perché lui al primo del mese andava dal dentista che gli stringeva l'apparecchio, gli faceva male, entrava in conflitto attivo e alla fine del mese andava in soluzione, aveva l'afta, poi il mese dopo riattivava continuamente, stringeva sempre di più ed era una recidiva continua. Bastato togliere l'apparecchio che tutte le afte sono sparite. Poi per carità, in una situazione del genere dategli tutto quello che volete, che va a lenire il processo, gli date tutto quello che può essere d'aiuto, ma adesso la visione dell'afta è chiara a livello eziologico, ma soprattutto a livello del processo dell'andamento di questa curva. E la stessa cosa, la vedete, applicata in tutte le ghiandole del nostro corpo. Tutto ciò che è endoderma ha questo processo di crescita in fase attiva, aumento e riduzione in fase di soluzione. C'è un programma che a questo punto è molto importante, che voi conosciate, perché è il conflitto più, che Hammer dice, da un punto di vista di interpretazione è uno dei più belli. Dal punto di vista di concausa, a livello di manifestazione, è uno dei più pericolosi, perché è quello che spesso ci porta alla morte. È quello che Hammer chiama il conflitto del profugo. La parola profugo è un termine, direi, appropriato per identificare quelle situazioni in cui l'individuo si trova in una situazione di, mi lasciate, per adesso vi dico, mi sento costretto in una situazione in cui la mia esistenza è compromessa. Questo dove va a toccare questo organo? Che cosa attiva nel mio corpo a livello di programma speciale biologico sensato? Mi attiva quello che sono una parte dell'endoderma del nostro corpo, che è il rene, o meglio, quella parte dei reni che vedete evidenziati in colore giallo, perché nella tabella di Hammer i colori distinguono proprio queste tre tipologie di tessuti, endoderma, mesoderma, ectoderma, abbiamo giallo, arancione e rosso. La parte gialla, che qui vedete le due figure, quella anatomica e quella divisa per tessuti embrionali. Vedete quelle parti gialle? Sono i tubuli collettori, che anatomicamente li vedete, sono tanti tubicini, fanno parte del tessuto antico, arcaico, legato al tronco cerebrale, dove la funzione che questi svolgono qual è? È quello di consentire l'equilibrio idrico nel nostro corpo.
cioè sono quelli che ci consentono di mantenere quel quantità d'acqua necessaria per la mia sopravvivenza. Vi sto parlando di quel programma che in fase attiva, quando aumento la funzione, cosa fa il corpo? Aumenta la funzione assorbente e si traduce fisiologicamente in una ritenzione idrica. È la ritenzione idrica di quelle persone che visivamente sembrano più grasse, ma di fatto hanno solo una ritenzione idrica funzionale a che cosa? A compensare il mio conflitto del profugo, cioè sono in una situazione, sono tante le ipotesi, sono in una situazione, non so più dove è casa mia, sono profugo, sono sbandato, ho perso tutti i mezzi di sussistenza, non so più come, dove collocarmi. Allora il corpo, rilevando una situazione del genere, cosa fa? Tu non ti preoccupare, io intanto ti tengo in vita, come? Con l'acqua. Se volete capire il profugo, guardate quello che succede, tanti di voi forse l'hanno provato, quando una persona fa un lungo tragitto in aereo, i voli a lunga distanza, dove tante persone cosa hanno? E si gonfiano i piedi. Perché? Tanti dicono è l'aereo, ma se fosse l'aereo l'avrebbero tutti. Non è l'aereo, sono quelle persone che vivono il disagio, mi sento costretto qui, non posso scappare, sono in una situazione di paura e il corpo, percependo questo, ha questa dinamica di gonfiore che è finalizzato alla mia sopravvivenza per trattenere i liquidi, perché solo con l'acqua io mantengo la vita. Vedete che non c'è nulla di sbagliato in questo programma? Qual è il problema che Hammer dice che può capitare? Il problema è che se io attivo questo programma di ritenzione idrica su uno dei tanti processi che in questa giornata andremo a vedere, è chiaro che tutta la sintomatologia centuplica. Cioè se io vedremo oggi pomeriggio i programmi delle cosiddette malattie autoimmuni, se io ho un programma di dolore e ci carico sopra il conflitto del profugo, io entro in una situazione di maggiore sintomo di dolore. E ecco perché quando siamo andati da Hammer, l'ultima volta che ci è stato possibile, quando era ancora in Spagna, un medico gli aveva chiesto, ma lei ci dice che dobbiamo, come facciamo a togliere il dolore forte alle persone? E la risposta di Hammer è stata quella di dirgli, cerca di farlo, come diciamo noi, sprofugare, fagli togliergli questa ritenzione idrica. Come? Comincia a chiedergli dove ti senti a casa, cos'è che ti mette in una situazione di panico? E questa situazione ti consente proprio di, innanzitutto, di togliere questo sforzo di trattenere i liquidi e non a caso, quando uriniamo, i dolori cominciano a ridursi. Dove vedete voi il conflitto del profugo applicato alla rovescia? Qual è il diuretico più forte che ci sia? Il diuretico più forte ti possono dire l'ASIC, tutti quelli, va benissimo, ma io dico che il diuretico più forte è la chiave di casa. Vi capita di arrivare a casa e come infilate la chiave dovete andare in bagno, perché questo è un percepito proprio di soluzione, torno a casa mia, ammesso e concesso che tornare a casa voglia dire tornare a casa, non entrare in una casa dove si accentuano i conflitti, se no trattengo ancora di più i liquidi. Cioè tutte queste dinamiche dell'urinare sono collegate proprio alla mia necessità di trattenere o meno i liquidi e qui finalmente capiamo perché abbiamo questi deficit di funzionalità renale laddove c'è il conflitto del profugo. E Hammer dice, non avete idea quante dialisi potremmo evitare se capissimo che l'insufficienza di funzione renale altro non è che questo processo a carico dei tubuli collettori, dove situazioni di smarrimento, di sbandamento, di non so più dove è casa mia, mi portano a vivere questa necessità di trattenere i liquidi. E questo processo, senza sapere Hammer, l'aveva intuito e capito il dottor Patch Adam, sapete quel medico che clown che... E lui giustamente diceva,
Io mi sono accorto che non è tanto il far ridere un bambino, un adulto, che l'aiuta nel mio processo terapeutico psicologico, diciamo. Ma lui diceva ai suoi medici: non preoccupatevi tanto della tecnica di farli ridere, mettete il paziente nella condizione di sentirsi amato, accudito, protetto, qualcuno che si occupa di loro. È lì che hai un abbassamento sintomatico, un miglioramento della persona, ma perché di fatto vai ad aiutare la persona a sentirsi a casa. Vedete come stiamo facendo entrare la terapia cosiddetta psicologica in quello che è una dinamica biologica del mio corpo che sta facendo un programma peraltro intelligente se io vivo quel percepito. E qui le prove sono infinite di tutta questa applicazione. L'importante è capire, la prima cosa che ci ha detto Hammer è preoccupatevi di vedere se la persona non sta trattenendo i liquidi, perché questo trattenere i liquidi a livello di fase vagotonica, specialmente quando si parla di tumori cerebrali e piuttosto che non di processi sintomatici a livello di dolore, creano proprio questa centuplicazione dei sintomi con un notevole aggravio di sintomi e di dolore da parte della persona. Lo vedremo quando continueremo a parlare degli altri processi, come per esempio, in un processo di diabete, di cui vedremo il conflitto, il profugo che mi porta a una ritenzione idrica mi porta ad una sintomatologia molto più pesante del diabete. L'ho scritto nel primo volume, il nostro onorevole Craxi, ve lo ricordate le ultime foto quando era in Tunisia? Lui era gonfio, ma non era gonfio per il diabete. Era gonfio perché era doppiamente profugo. Era profugo perché era fuori dall'Italia, ma si sentiva anche costretto a stare in una posizione dove tutte le vicende che noi conosciamo l'avevano portato a subire tutto da solo, si era da solo insieme ad altri, però si era sentito praticamente abbandonato da tutti e dovuto scappare, ma lì aveva il conflitto di opposizione che vedremo oggi pomeriggio che attiva il diabete. Ma più il profugo, ma è stato il profugo quello che l'ha di fatto portato a un'esasperazione dei sintomi. A questo riguardo devo aprire un capitolo che purtroppo spero che un giorno verrà ripreso e riconsiderato da parte della medicina, che riguarda la posologia e la somministrazione del farmaco più utile e più terribile che ci sia, che si chiama morfina. Signori, che la morfina sia un farmaco utile in tante situazioni è innegabile. Nessuno può negare il valore di dare un po' di morfina in un grosso trauma, in un grosso incidente, in un grosso intervento chirurgico dove mi aiuta a superare il momento critico. Ma purtroppo la morfina, quando viene data continuamente in situazioni vagotoniche, ha un effetto veramente antibiologico, perché qui apro il capitolo di quello che è un argomento che purtroppo spesso porta al decesso della persona. La morfina non è un antidolorifico, non è un antinfiammatorio. La morfina lavora a livello dei recettori delle nostre endorfine ed è innegabile che se io prendo morfina, ma sto di un bene, io l'ho provata una volta. Quando ero stato operato di appendicite mi lamentavo di notte, l'infermiera mi ha fatto questa cosa che era bellissima, ancora, ne volevo ancora. Però poi l'ho pagata dopo perché cosa fa la morfina? Ha quattro effetti che sono antibiologici. Quali sono? Il primo effetto è che siccome il corpo sta facendo un programma di riparazione dove di solito viene data la morfina nel momento del dolore. È chiaro che questo processo viene annullato, non viene ridotto e la persona sta meglio. Però, siccome nella nuova rilettura del corpo io sono in una fase di riparazione di un tessuto, come riceve il corpo questo farmaco? Lo riceve come un annullamento del processo bifasico. E infatti, dopo
dopo che la morfina ha svolto il suo principio attivo, dopo cosa succede? Ho l'effetto rebounding, cioè il dolore aumenta, perché il corpo deve recuperare quello che ha perso. E questo effetto rebounding cosa mi determina? L'obbligo, la necessità di dare ancora morfina. E lì inizia un'escalation, dove ho gli altri tre effetti che sono devastanti. Uno è quello che la morfina mi attiva la DH, cioè la diuretina, che è l'ormone antidiuretico che va a disciplinare proprio il conflitto del profugo. La DH è un ormone prodotto dalla neuroipofisi, che insieme all'ossitocina sono i due ormoni fondamentali per la regolazione della mia vita. L'ossitocina, voi sapete, è quell'ormone della peristalsi della muscolatura liscia, compreso quella cosa meravigliosa che è la peristalsi del parto di una donna che quando ha le contrazioni per avere un bambino. Ma la DH, che fa parte sempre, che viene prodotta da questa neuroipofisi, altro non è che l'ormone che regola l'equilibrio idrico nel corpo. Ecco perché se io prendo morfina attivo questo ormone e la persona comincia a gonfiare, cioè perché entra biologicamente in profugo. L'altro effetto è quello che, inibendo quelli che sono gli ormoni della neuroipofisi, va a bloccare la peristalsi intestinale e va a inibire anche la capacità respiratoria. Voi capite che questi quattro effetti diventano spesso il motivo per cui la morfina inevitabilmente diventa un programma di non ritorno. Ecco perché Amel giustamente dice: io credo che non ci sia possibilità di tornare indietro con la posologia della morfina, specialmente con quelle morfine che vengono prescritte oggi, che sono le morfine sintetiche, dove sono 100 volte più potenti della morfina naturale. Quindi ripeto il concetto: la morfina può essere utilizzata, a mio avviso, a livello di intervento, pronto intervento, ma va rimodulata eventualmente quando io sono in una fase di riparazione, cercando possibilmente di non far scattare questi quattro processi che diventano devastanti. Allora, tutto questi programmi che vi ho detto, che sono relativi, come avete visto, a situazioni di proliferazione di cellule, di necrosi caseosa, possono riguardare tutti gli organi del metabolismo digestivo, compreso tutte quelle submucose o quelle ghiandole che fanno parte della struttura dell'endoderma, che è il primo foglietto embrionale a livello evolutivo. Adesso, dovendo passare al capitolo degli altri due foglietti, di cui uno è diviso in due parti, quindi di fatto dobbiamo parlare ancora di tre foglietti embrionali, cioè dobbiamo parlare degli altri conflitti, dobbiamo inserire questo processo evolutivo nella sua storia. E quando io parlo di questo anello primordiale, noi non siamo di fronte a un anello maschile o femminile, tantomeno destrimane o mancino. Siamo di fronte a un nucleo vitale che ha iniziato la sua scuola di vita per risolvere il problema del boccone di sopravvivenza. Ora sto per aprirvi un capitolo nuovo che riguarda la spiegazione della lateralità del mancino e del destrimane. È un capitolo enorme, straordinario, che a me, grazie a lui, finalmente ora sappiamo la risposta del perché un organo viene toccato, parlo di quegli organi strutturali, viene toccato nell'emiparte destra o nell'emiparte sinistra. E questo è, non possiamo capirlo se prima non sappiamo chi abbiamo di fronte. Tanti di voi qui dentro, chi è mancino qua dentro? Uno, due, tre. Lo sapevate già prima di essere mancini o l'avete scoperto? Siete mancini? Lo sapevate. Tu lo sapevi. Io sono mancina qui. Allora, questa è una mancina acquisita. Allora, la prova per capire se siamo mancini o destrimane è una sola. È quella di fare un applauso con le mani. Provate a fare un applauso e state... Ecco. Fermi. Ora provate a stare fermi con le mani come siete. Chi ha la destra sulla sinistra è destrimane. Chi ha la sinistra sulla destra? Uno. Sapevi di essere mancino? Okay. Sapevi di essere mancino? No, adesso lo sai. Sei entrata destrimane, esci mancino.
Cioè, il signori, non è lo scrivere con la destra o con la sinistra che mi determina l'essere uno o l'altro. La prova, l'unica che ci aiuta è questa qui, cioè io sono destrimane, se uno è mancino batte le mani così. E questo che finora non era mai stato oggetto di studio da parte della medicina, ora ha una valenza enorme, perché mentre nell'endoderma noi abbiamo visto che la lateralità di destra e sinistra è data dalle due peristalsi, ora la lateralità di cui vi devo parlare dipende dalla mia relazione con gli altri, perché l'animale è uscito dall'acqua, ha imparato a mangiare, ora si accorge che deve relazionarsi con gli altri e adesso vediamo di capire come è nata il mancino, il destrimano. Ora, chi conosce queste regole si può divertire, come ormai per me è diventata una deformazione professionale. Io non so, qui non so, c'è la luce, però si vede abbastanza, cioè qui abbiamo, questa ho preso, ma io non sono di nessun partito, ma questa mi sembra emblematica. Vedete che Rutelli è mancino, Veltroni è destrimane, D'Alema è mancino, non so nemmeno se sanno di esserlo, perché tanti ancora sono attaccati all'idea dello scrivere con la destra e la sinistra, anzi vi dirò di più, ci sono persone che scrivono con la sinistra ma non sono mancini, perché la prova dell'applauso risultano destrimane. Valentino Rossi e Bill Clinton, ritenuti mancini, non lo sono, sono battono le mani così. E questo perché? Da dove è nata questa cosa? È nata da un lungo processo evolutivo, la cui spiegazione può essere data da questa necessità. Vedete, una volta non c'era innanzitutto il maschio e la femmina, non c'era il mancino destrimane, eravamo questo animale biologico che è uscito dall'acqua, come viene definito, l'androgeno, cioè questo essere vivente, assessuato se volete nella differenziazione, ma è una persona, un individuo che replica se stesso tramite tutti i processi di duplicazione cellulare o di replicazione, sino a quel processo che ancora oggi c'è nel mondo degli animali, che è la partenogenesi, cioè la riproduzione senza fecondazione, senza eterosessualità. Quindi noi maschietti, una volta eravamo androgeni anche noi, cioè allattavamo anche noi, la prova l'abbiamo dai nostri seni, che non è che ce li ha fatti più piccoli perché stiamo buoni, ma ce l'hanno noi abbiamo ritratto una funzione di allattamento, e se andiamo avanti così, penso che fra qualche miliardo di anni noi uomini, ammesso che ci saremo ancora, non avremo più i capezzoli. Le donne, se vanno avanti così, avranno un seno solo, perché qui una volta fare i bambini era una cosa normale, adesso l'eccezione è rimanere incinti, una volta l'eccezione era avere ciclo mestruale. Quindi ci sono persone che nascono con più capezzoli, sono il refuso arcaico di una modalità antica in cui c'era necessità di avere più seni. Quindi per miliardi di anni noi abbiamo continuato ad allattare fin tanto che un giorno si è resa necessaria la differenziazione di funzione, per cui non potevamo stare tutti chiusi nella caverna, ma noi maschietti siamo usciti. Abbiamo migliorato una funzione di forza, di altezza, siamo più alti, più forti, più pelosi, ma la donna è rimasta nella caverna. Però a fronte di questo, noi per miliardi di anni cosa facevamo? Allattavamo tutti quanti. E se io chiedo alle donne qui presenti, per non dire anche ai maschietti, di provare a allattare un bambino, vedrete che istintivamente, questa parola istinto va ritradotta nel termine più appropriato biologicamente, tendete tutti a portarlo a sinistra il bambino. Perché? Perché si tende a portare il bambino a sinistra? Eccetto le mancine che lo girano a destra, poi vedremo perché. Perché cosa c'è a sinistra? Il cuore. E per un bambino questo momento di apoteosi, di felicità, di paradiso terrestre in cui c'è questa cosa morbida che si chiama seno, che in noi uomini continua a rimanere una cosa meravigliosa, continuiamo a vedere proprio il massimo della femminilità in questo seno, questo bambino che tiene la mano sul seno, questo latte, non so se avete mai bevuto un goccio di latte materno, fa schifo tanto è buono, scusatemi, è di una dolcezza,
E qui capiremo oggi pomeriggio perché da qui poi nascono le intolleranze alimentari, perché questo seno qui l'ha saputo produrre solo la madre, solo l'essere femminile, e questo bambino che viene allattato e nutrito, oltre a sentire tutto questo, sente anche il cuore che batte. Ecco perché portare il bambino a destra è una cosa che si fa anche per compensare, ma poi il bambino sta meglio a sinistra. Tutto questo, tradotto in miliardi di anni di evoluzione, ha creato... Una volta non c'erano i passeggini della Chicco. La donna era perennemente con un bambino in braccio, fuori uno dentro l'altro, fuori uno dentro l'altro, e questa modalità ha obbligato la donna, o per non dire l'androgeno, ad avere sempre il bambino qui. C'era, non c'era un bambino e mezzo come facciamo noi oggi, ma ce n'era uno dietro l'altro. E se questo braccio è bloccato dal bambino, con la destra cosa faccio? Tutto il resto, no? Lavoro, do la mano a parte, faccio. Mi rendo operativo col mio mondo relazionale, con la parte che è diventata la parte dominante. Prova a fare un applauso, vedi che questo rimane ancora di fatto bloccata da questa modalità che ci portiamo dietro da miliardi di anni. Poi vedremo che la natura ha creato anche la funzione del mancino, e capiremo adesso il perché, perché finalmente, grazie ad Hammer, noi sappiamo che la natura non fa degli scherzi strani, un po' mancino, un po' destrimino. Abbiamo visto che ci sono persone che non sanno nemmeno di essere mancine, ma il perché esistono i mancini è una risposta della natura ad un equilibrio nel branco, e vedremo perché. Perché il mancino rispetto al destrimane sono due animali biologici completamente diversi che rispondono ai conflitti in modo totalmente diverso. Quindi adesso abbiamo un'interpretazione nuova. Non, voi sapete che a livello di storia, di cronaca degli ultimi secoli, il mancino era considerato quasi la mano del diavolo, no? Tutto quello che addirittura venivano corretti in modo meccanico, in modo veramente quasi violento. Ma adesso capiamo che i mancini hanno un grosso valore a livello di contesto del branco per mantenere un equilibrio di gestione di quei conflitti che vedremo oggi pomeriggio, che è soprattutto il conflitto di territori. Quindi la prova è questa: battere le mani a sinistra o a destra, e qual è l'applicazione che noi dobbiamo tener conto da adesso in poi? Tutti i quattro conflitti che andremo a vedere tengono conto di una nuova lateralità. Cioè, finalmente noi sappiamo perché adesso un processo viene a destra o a sinistra del corpo, però prima io devo sapere chi ho davanti. Quindi l'inizio di un incontro con una persona non può non preludere alla richiesta di questo. Perché? La regola è questa. Una volta che sapete chi avete davanti, tutti i conflitti relazionali che una persona ha nei confronti di mamma o figli, di chi sto parlando, di quelli che rappresenta la mia discendenza, si riflettono sulla mia parte non dominante. Quindi se io sono destrimane, tutti i conflitti che io vivo con mia madre e i miei figli si rifletteranno sulla mia parte sinistra, per un mancino inverte sulla parte destra. Tutti gli altri conflitti che ho con tutte le altre persone, cioè quelli al mio livello, si riflettono sulla mia parte dominante. Quindi i conflitti che ho con mio padre, mio partner, lavoro, fratelli, cioè tutti quelli che sono al mio livello, si riflettono sulla mia parte dominante. E questa è una regola che ci fa subito capire perché c'è un problema, lo vai a destra, lo vai a sinistra, al braccio destro, a sinistro, oppure perché una donna ha un tumore a seno destro anziché a sinistro, perché ho subito la risposta, so già con chi la persona sta vivendo o ha vissuto una situazione conflittuale. E questo perché è determinante, non tanto per sapere con chi ho avuto il conflitto, ma perché mi porta a gestire l'ipotesi più pesante, qual è? Quella della recidiva conflittuale. Se mi trovo una persona che riattiva continuamente il conflitto ad un seno, che sia duttale o lobulare, io so che c'è una situazione conflittuale con una di queste figure. E lì diventa fondamentale risolvere quella situazione.
Guardate che quando si parla di discendenza madre-figli, io e quando parlo di tutti gli altri, non devo guardare l'anagrafica della carta d'identità, io devo guardare il percepito conflittuale. Se io sono il primogenito di tanti fratellini e mia madre mi dice mi devo occupare dei miei fratelli, io come li vivo i miei fratelli? Come figli. Se io faccio un figlio e questo cresce e diventa un mio partner, non dico di lavoro, ma comunque una persona adulta, non lo vivo più come discendenza, quindi lo vivrò sulla parte destra come persona al mio livello. Ecco perché Hammer ha avuto il problema a livello del testicolo destro, perché il figlio era grande, ormai non era più la discendenza da nutrire. Tra l'altro era il primogenito, quello preferito, quello che, sul quale Hammer stesso ha puntato tutto la sua... Era molto orgoglioso di questo figlio, ma lo viveva come partner, ecco perché ha avuto un processo al testicolo destro. E quando vado a lavorare sul percepito, non devo nemmeno guardare l'anagrafica della relazione di stato ufficiale, cioè se io ho un amante, il mio partner è l'amante, non mia moglie. Cioè questo è il lavoro da fare nell'esame della diagnosi di queste relazioni. Vedremo che da adesso in poi io non posso più escludere questa ipotesi di anamnesi della persona, perché questo mi dà subito la spiegazione di con chi la persona ha avuto il conflitto e come lavorare eventualmente sulla recidiva conflittuale. Quando si parla di questa lateralità, bisogna capire perché la natura ha creato i destrimani e i mancini. È un argomento molto radicale che cambia veramente tanti modi di interpretare le persone, perché sapere che ho davanti un mancino, io devo capire che questo, chiamiamolo animale biologico, è stato voluto dalla natura per assolvere a un deficit dei destrimani. Quando volete capire se un atteggiamento, una situazione ha un valore biologico, ascoltate i proverbi sono sempre leggi biologiche. L'unica cosa vera che è stata detta dai mancini, qual è? È il proverbio il tiro mancino. Il tiro mancino è la traduzione di una modalità di affrontare la vita del mancino in modo molto più di testa, è molto più maniacalmente cerebrale il mancino. Non a caso i più grandi inventori, scopritori, i più grandi artisti della storia sono tutti mancini. Tutto quello che vi è stato detto, la mano del diavolo, tutte queste cose qui, lasciatele perdere, sono solo dei refusi di una modalità sbagliata di considerare i mancini. Il mancino uomo è quell'animale biologico che di fronte a una situazione conflittuale di territorio, lo vedremo oggi pomeriggio, non va in depressione. E qui se c'è qualche uomo mancino me lo può confermare. Quando un uomo mancino entra in una situazione conflittuale, diventa iperattivo. Diventa, anzi, quasi che il problema lo stimoli di più. Perché questo? Perché la natura ha previsto che se tutti, il capobranco, tutti i maschi mi vanno in depressione in una situazione di territorio, io rischio l'annientamento della specie. Ecco perché ha creato questa figura che si comporta in maniera diversa, più, se volete non è l'uomo grosso, forte, di quell'uomo, è quello che sopperisce al deficit della depressione dell'uomo destrimane tramite una reazione maniacale. Ecco perché voi capite certe figure che sono mancine, tipo Sgarbi, Di Pietro, Casini, sono tutte persone mancine, che hanno sempre una via di riserva. Poi vedremo che c'è anche per loro un momento di stop in cui vanno in depressione, ma non al primo conflitto, al secondo conflitto. Cioè la natura ha creato per l'uomo mancino un programma di riserva di aumentare le chance di sopravvivenza del branco. Per la donna mancina vale lo stesso discorso, ma cambia il territorio. Qual è il territorio di una donna? È la sua finalità biologica della procreazione. E allora qui abbiamo
Quale sarà il programma di riserva che consente al branco di mantenere una figura comunque di procreazione? Esattamente quello che è il conflitto di frustrazione sessuale che la donna mancina lo vive in seconda battuta. Adesso dico delle cose più tecniche che però saranno affrontate nei corsi di... Ma per farvi capire che la donna mancina di fronte a un conflitto di frustrazione sessuale non va in amenorrea, mantiene la funzione di procreazione e ha una chance in più di poter procreare in un branco dove ci potrebbe essere un conflitto di frustrazione totale, quindi di non poter procreare. Tradotto in soldoni, la donna mancina è quella votata di più alla procreazione, tanto che le donne mancine, che sono anche presenti qua dentro, possono confermare che laddove non ci sono conflitti di frustrazione, diciamo infantile o comunque di blocco di crescita, siamo di fronte a una donna che comunque non può e sente più forte questo istinto della procreazione, tanto più che le donne mancine, finché non hanno figli, cosa hanno? Spesso gatti, animali, perché devono in qualche modo riversare questa dinamica di maternità in una... È come se andassero a scuola di procreazione, Una donna mancina, se potesse, farebbe una squadra di calcio. Le donne mancine sono Lady Diana, la famosa principessa che... non so se andate a rivedere le foto, lei per esempio teneva i bambini tutti sulla parte destra, perché si inverte il processo. Lady Diana era la più grande, forse amante della terra, ma la più grande mamma in assoluto. Non voglio togliere nulla al valore della procreazione e alla femminilità delle destrimene, che sia chiaro, ma volevo solo farvi capire che c'è questa dinamica in più di chance di sopravvivenza data alla donna mancina, che serve proprio a mantenere comunque il branco in vita. Perché vedremo oggi pomeriggio, quando faremo il conflitto di territorio, che tutto è disciplinato da questa regola che tiene in piedi il più possibile la vita, perché non c'è nulla di stupido nel nostro corpo, non c'è nulla di sbagliato, e capiremo anche quando una donna gli viene il primo ciclo mestruale, quando siamo in una situazione di blocco di crescita ormonale o comunque di blocco della sessualità femminile. Chi è l'uomo ideale di una donna mancina? Il medico pediatra, è il massimo. Perché tra l'altro l'unico uomo di cui diceva Lady Diana di essersi innamorata è proprio quel medico indiano, pakistano, che era un pediatra e che rappresentava la summa, no, di una... Adesso va bene comunque, però per capire queste cose che non sono psicosomatiche, è biologia. Tutto quello che vi sto passando sono regole acquisite dal nostro corpo a livello biologico che ci consentono di mantenere comunque in equilibrio questo branco, che a livello di unità primordiale il branco qual è? È l'unità familiare, tradotto in capobranco, donna che accudisce i propri cuccioli, i figli, una caverna che protegge questa unità. Poi man mano che allarghiamo queste unità arriviamo ad allargare il branco che sopravvive nell'unità, e vedremo che disattendere queste regole, cioè quando usciamo da un discorso di equilibrio biologico, usciamo da quelle che sono le regole di sopravvivenza. Quando voi volete chiedervi se è giusto o sbagliato quello che state facendo, provate a farvi questa domanda: se quello che state facendo è biologico, ma tradotto in chiave, cioè dividete la parola biologico in due, invertite i termini, se è logico per la vita, logico bio, e lì avete la risposta. È biologico prendere una pillola anticoncezionale? Non è biologico, è logico per un sistema, però io vado contro delle leggi biologiche e allora devo attenermi alle conseguenze di prendere la pillola. Non ho il ciclo mestruale, io abbasso gli ormoni femminili e te lo lì che ho una situazione più maschile in quella donna. È biologico avere un amante di nascosto?
No, perché vado contro questa logica di un sistema di equilibrio nel branco. E andate avanti così, vedrete che quando avete sempre una risposta attenendovi a quelle che sono le leggi antichissime della natura, perché vedete le scoperte che ha fatto Hammer ci danno anche le modalità di come dobbiamo vivere, qual è l'equilibrio che possiamo raggiungere in questo nostro modo di vivere. Chiaro che viviamo in un sistema dove, ahimè, di biologico c'è veramente poco e le stiamo pagando del resto queste alterazioni di un sistema dove non è biologico vivere in un condominio chiusi a doppia mandato, ognuno nel suo carcere. E se volete, il modello biologico di sopravvivenza più semplice per me è ancora il modello degli indiani d'America, dove c'erano, ognuno aveva il suo spazio. Guardate che la proprietà privata non è un risultato evolutivo di un partito politico. La proprietà privata è biologica perché guai chi mi tocca il mio territorio, la mia sfera. E qual è il proverbio che mi dimostra questo? L'ospite dopo 2 o 3 giorni puzza. Perché non ci puoi stare più di tanto. Sì, vai bene, stai qui, ridiamo, poi vai nella tua caverna, perché questa è di nuovo biologia. E ritorniamo proprio a una visione del nostro modo di vivere che è molto più equilibrato, molto più semplice. E oggi pomeriggio, quando faremo le malattie cosiddette autoimmuni, tutto il processo osteoarticolare, tutto il processo muscolare, vedremo quanto tutti questi concetti dell'andare contro la biologia sono quelli che vanno a minare proprio queste strutture. E se io devo trovare un modello di vita ideale, dove devo andare? Voi sapete la storia degli Hunza? Gli Hunza è un popolo che vive a 5.000 metri d'altezza in Himalaya. Li hanno scoperti da un po' di anni, e abbastanza anni per riuscire a rovinarli, perché loro erano in una sorta di limbo di felicità, vivevano a 5.000 metri d'altezza e avevano scoperto che questi signori vivevano tutti fino a 150 anni. E le donne fanno i figli a 90 anni, fanno ancora figli. Ma loro vivono in modo estremamente in simbiosi con la natura. Vivono, mangiano pochissimo. Guardate che il problema dell'alimentazione, poi lo vedremo oggi, è il problema, noi sbagliamo solo in eccedenza di alimentazione. Ma questo popolo vive veramente con poco. Ovviamente la miopia riduzionistica degli nostri ricercatori li ha portati, vediamo cosa mangiano, così mangiamo anche noi quello che mangiano loro e campiamo anche noi 150 anni. Vai a vedere come vivono. E la cosa bella del libro degli Hunza, lo trovate dalla Macro Librarsi, è che c'è una frase in cui questo medico rileva: mi sono accorto che c'è una caratteristica fondamentale di questi signori. Vivono tutti in modo gioviale, sono tutti sereni, allegri, non sanno cos'è il rancore. Oggi pomeriggio vedremo uno dei conflitti biologici più pesanti, il rancore, e quella giovialità che io incontro sempre quando vado a cercare parcheggio a Roma, a Milano. E sono in una situazione proprio dove la lotta per quello spazio è una lotta micidiale. Ma vi faccio queste divagazioni non così a caso, ma perché grazie a queste scoperte noi abbiamo ritrovato un filo conduttore di come dovremmo vivere, di come dovremmo ritornare. Allora, in attesa di continuare a pagare tutte le catarsi di tutto quello che abbiamo sbagliato, adesso abbiamo uno spunto in più per cominciare a riflettere su queste cose. Però, ripeto, adesso in poi tutti i conflitti avranno un riferimento localizzato sul corpo a destra o a sinistra, e la prova la vedremo quando affronteremo le prossime malattie. Esiste anche un conflitto locale, cioè localizzato su una parte del corpo, e vedremo qual è, cioè se io insisto a livello locale su una parte, allora lì non c'è più lateralità, ma c'ho il conflitto proprio localizzato in quel punto. Però è importante capire questa lateralità perché ci dà subito il punto su cui dobbiamo andare a lavorare. Bene, oggi pomeriggio inizieremo questi nuovi foglietti embrionali che, ripeto, sono
li rivediamo un attimo come proseguo del lavoro. Finora noi abbiamo affrontato l'endoderma, cioè tutto ciò che è il boccone. Adesso dovremo iniziare ad affrontare il secondo capitolo, che è il mesoderma. Vi anticipo due concetti solo di programma. Il mesoderma, Hammer non si è accorto che è diviso in due gruppi. Non ha cambiato il termine mesoderma per non sconvolgere la nomenclatura ufficiale, però lui si è accorto che ci sono organi del mesoderma collegati al relè cerebrale, che è quella zona che vedete a ridosso del tronco cerebrale, che è il cervelletto, cioè questa formazione che si è sviluppata dopo il tronco, e lì abbiamo un certo gruppo di organi che hanno una funzione. E questi li ha chiamati organi del mesoderma antico. Poi vedremo che ci sono gli organi del mesoderma recente, che hanno un loro relè in un'altra zona del cervello, che è quella lingua che vedete che attraversa proprio la corteccia cerebrale all'interno, e che sono gli organi del mesoderma recente. Vedremo che dobbiamo affrontare i nuovi quattro conflitti e le regole cambieranno. Cambieranno perché il corpo risponderà in maniera diversa alla dinamica conflittuale dei nuovi conflitti che vedremo nel corso di miliardi di anni si sono presentati, ma la regola sarà sempre la stessa. Il corpo ha creato degli organi finalizzati ad assolvere in maniera, secondo la legge dell'esagono, cioè ottenere il massimo col minimo sforzo, creando altri processi fisiologici in questi organi che, li andremo a vedere, sono di nuovo biologicamente sensati e speciali laddove sono in presenza di una DHS.